qua, eccoci qua. Siamo qua, speriamo che tutto vada bene. Ecco, sei in diretta, fantastico, credo. Sì, sono in diretta. Sono in diretta anche perché oggi è la terza puntata. E oggi parleremo di creatività musicale. Perché parliamo di creatività musicale? Perché vorrei raccontarvi una storia di conoscenza, naturalmente, con l'atelier Ines Callori e la nostra amica cantante Lavinia Fiorani, che dalla prima volta che l'ho conosciuta alla prima sfilata dell'atelier Callori spose, meravigliosa, poi che qualche filmato della villa, vi metterò qualche link sotto questo video per visionare il canto meraviglioso di questa giovane cantante romana che si esprime veramente, mi dà sempre ogni volta che l'ascolto emozione. Questa sera la locandina, vediamo se riusciamo eccoci qua, la locandina, perfetto. Lei a Roma alle ore 21:45 ci sarà questo concerto gratuito, ingresso libero, dove Lavinia Fiorani è un omaggio a un'altra cantante, è molto 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 bello, che è Mia Martini, la cantante, e quindi vale la pena venire questa sera. Io starò, può darsi, come inviato speciale, non si sa, non si sa, non si sa, perché è tutto provvisorio, tutto dinamico, non è che c'è un appuntamento per intervistare qualcuno, ma sono stato proprio ieri all'atelier di mia sorella Ines e sono andato in sartoria a sbicciare che cosa indosserà Lavinia. E quindi ho visto tre abiti, uno più bello dell'altro, ma ce n'è uno in parte bianco che è Le Sette Bellezze. E io credo che Lavinia lo indosserà in un modo meraviglioso. Quindi, prefazione, andiamo a riparlare anche di spose che si sposano, ma spose che si pettinano anche. E quindi, con l'occasione di questo evento, volevo ridialogare con voi, non solamente formazione, ma anche parrucchieria. La famosa parrucchieria. Che cos'è la parrucchieria? È un posto dove la gente va per migliorare e abbellirsi. Quindi ci sono veramente stilisti di tutti i gusti e di tutte le forme e per tutte le tasche. Però è anche vero che io personalmente sono appassionato di spose. Sfortunatamente o fortunatamente, nella mia vita da ragazzino si è sempre masticato spose dalle mie sorelle Rossella e Teresa, dalle bomboniere, quindi tutta la mia vita è stata esposta. Poi nei momenti magici della vita di un parrucchiere uno si appassiona e sono riuscito a fare anche 300 spose all'anno con molte difficoltà, ma molto impegno. Fare una sposa non è una cosa facile, perché c'è sempre
uno studio approfondito dell'immagine, ma poi anche della personalità della sposa. Siccome ci si sposa solamente una volta nella vita, e quindi la persona non ha esperienza, quindi sostenere la persona e insegnargli come si sposa. Qualche aneddoto simpatico con la mia partner Daniele Di Benedetti, tanti anni fa, quando facevamo questo turnover di tantissime spose, perché era un'altra epoca, era diverso, eccetera. Ma quante volte noi andavamo a pettinare e le spose erano talmente emozionate e si scordavano di farsi la cenetta, o se no quella truccata che poteva avere un problema al naso, nel momento del sì si va a soffiare il naso e toglie tutto quanto quel trucco. Perché poi un matrimonio per gli sposi è proprio una fatica, perché in quel momento loro sono degli attori che devono interpretare una parte, perché c'è tutta una famiglia, c'è tutto un rito ben particolare, e quindi devono sempre essere preparati a questo evento, una volta, si spera, nella vita, molto importante per tutti quanti. Quindi, per chi questo video mi sta ascoltando e ha, può darsi intenzione di sposarsi un giorno, non adesso, sarei disponibile a creare una bella immagine di acconciatura, insegnandogli prima che tipo di atteggiamento uno può avere, quindi quando faremo una bella intervista per capire i gusti della persona. Perché poi una cosa caratteristica non sono solamente i gusti della persona che si sposa, ma sono le opinioni delle persone che ti circondano. Al primo posto che cosa ci metterei? Io ci metterei la mamma, la suocera, la cugina, la sorella. Quindi ognuno di noi ha una visione del bello differente. E quindi quando si dà un consiglio a una sposa o se ne danno troppi, si crea tanta confusione. Quindi andiamo un po' più con calma. Tanto la psicologia non la studia, ma la psicologia ce l'hanno anche le persone che riescono a capire uno stato d'animo della sposa in quel momento. Io sconsiglio sempre di prendersi tranquillanti, perché sennò nel momento del matrimonio dormono tutte quante in piedi, né camomille né respirare, passeggiata, e fa molto meglio di reperire, di attufare un'emozione che è sposarsi, perché credo che due persone quando si amano hanno bisogno di vivere insieme e sperimentare insieme un qualche cosa. Quindi per chi fosse interessato, vi ricordo sempre lo studio via Tor Vergata 39A, Tor Vergata, siamo davanti la fermata Salmo Iraghi, proprio c'è una bella fermata con tre linee di autobus, dove possiamo realizzare delle prove per vedere che cosa. Poi vi posso anche presentare l'atelier in Scallori, il lavoro tutto in famiglia, e vi potrò portare anche nell'atelier a visitare e avere una visione degli abiti da cerimonia, anche perché noi andremo questa sera con Lavinia Fiorani ad ascoltare una buona musica con un bellissimo o dei bellissimi abiti che danno un'emozione, e io spero questa sera di girare qualche momento magico, oltre che l'intervista,
di streppare quell'emozione che ci fa bene dentro e anche fuori. Allora, io sto facendo queste dirette nel pomeriggio, adesso ho uno sfondo bianco e non riesco a vedere quanti minuti sto facendo. Ancora sto in fase di partenza perché in questo momento vado in diretta su Twitch, ma andremo in diretta anche su YouTube e sulla piattaforma Facebook. Però per il momento io credo che questo mi dia l'opportunità un attimo di diventare sempre un po' più bravo a spiegare qualche cosa. Oggi l'argomento di oggi è creatività musicale e quindi faremo un po' tardi questa sera perché alle 10:45, alle 10, a 9:45 inizierà il concerto. Credo che durerà un'ora, un'ora e mezza e attraverso l'entusiasmo, io quando sento la musica mi entusiasmo e mi dimentico tutto quanto. E poi terzo piccolo input, Hombres di Tenerife, Mujer di Tenerife, sta andando avanti, e sto contattando il direttore tecnico muscolare. Io non sono un insegnante e quindi io metto un'idea, mi alleno con dei consigli da professionisti e quindi sto in trattativa per avere questo direttore artistico del Hombres y Mujeres di Tenerife da un punto di vista di calistenica, allenamento, eccetera, perché l'obiettivo sarà il mese di aprile a chi si vuole iscrivere a fare un calendario con delle foto. Dovrà raccontare anche la sua storia dell'allenamento di questi 6 mesi per dare quel valore aggiunto. Quindi, quando andremo a Tenerife, faremo una bellissima vacanza, delle escursioni e nelle escursioni potremo divertirci facendoci tante fotografie, vestiti come ci pare, ma poi questo piano piano lo andremo a scoprire. Bene. Queste sono le sigarette che dovrei diminuire la sigaretta. Vabbè. Allora, io credo che questa puntata, la terza puntata, possa andare bene per rompere il ghiaccio di questa trasmissione Moda Tendenza Creatività, dove andrò a intervistare anche dei personaggi che piano piano andremo a contattare. Già ci sono personaggi conosciuti, ma ci saranno sicuramente altre persone e altre tipologie del lavoro, dato che personalmente mi occupo di formazione, ci piace sentire anche opinioni di altre persone che ci possono aiutare. Poi per i programmi, i protocolli, avremo proprio delle puntate specifiche, ne vorrei fare una in particolare con Cristi Favorito, che è il mio maestro per la dieta ipoglicemica e non solo, anche come allenamento a Tenerife. In Italia ho altri personaggi che mi stanno aiutando, sempre per raggiungere un risultato per tutte quelle persone della mia età che a 70 anni la vita è finita. Io, secondo me, la vita può iniziare veramente a 70 anni con un pizzico di pazzia e muoversi, muoversi, muoversi. Grazie dell'ascolto e ci vediamo alla prossima. E mi raccomando, venite al concerto di questa sera con